I tavoli sono vuoti, sulle panchine non siede più nessuno. Lungo il campo da bocce, teatro di mille battaglie, ci sono solo foglie morte. Ad una grata del casotto, che da sempre sorveglia questo angolo di parco, è stata appesa un'asse di legno che qualcuno ha trasformato in stele commemorativa, in ricordo degli amici e compagni di bocce e carte, recita la scritta nera che spicca su uno sfondo tricolore, sopra un disegno raffigurante Gesù. La Galleana e il suo popolo, composto in larga parte da anziani e pensionati, non dimentica chi, per il Covid, è stato strappato agli amici di una vita dal nemico silenzioso, così perfido, così sleale. Tutti non ci sono mica più, ce n'è quelle che sono morte, c'è quasi più nessuno. Molte hanno paura, loro non vengono. Ebbene, qualche dono se n'è andato, sì. Purtroppo ne ha portate via dappertutto. No? Chiaramente non è ovviamente la stagione per giocare a bocce, quindi ci sono anche meno persone. E veniva un sacco di gente, prima. Adesso c'è freddo, non c'è nessuno. Lì dentro c'è freddo, non ci sono tavole, non ci sono seggiole. Cosa vengono a fare? Voi però, nonostante il freddo, insomma, venite sempre qui. E fare un giretto, invece di stare sempre in casa così, facciamo il giro e poi alle 4 si va a casa. Adesso vi saluto. Ci vediamo. Non si sa dove andare, c'è chiuso tutto. È chiuso dappertutto, dove vai? Se non vieni qua.